Sì, sono due momenti, tutti e due bellissimi e interessantissimi, quindi sicuramente siamo orgogliosi per 45 giorni di poter avere in questo luogo splendido una mostra così bella, una mostra che fa vedere quanto possa essere bella, interessante, attraente e attrattiva la Calabria, non solo per quel mare splendido che tutti conoscono, ma anche quale luogo di arte, di cultura, di storia, di tradizione. Allora vogliamo anche dalla Mezza Terme questa sera mandare un messaggio a tutto il mondo e dire: guardate quante cose belle ci possono essere in Calabria, guardate questa terra così attrattiva, quanto può dare anche dal punto di vista storico-culturale. Quindi di questo siamo felicissimi. Poi oggi a questa inaugurazione della mostra andiamo anche ad abbinare un momento anche di riflessione, di discussione, di crescita culturale tramite un po' la presentazione e la discussione del libro. Quindi sono momenti belli dei quali siamo orgogliosi e siamo felici che sia Lamezia la città che oggi ospita eventi così belli. Sì, mi riferisco appunto al capitale sociale, e cioè a quello che manca ancora al sud, e il punto vero è capire che se non si accumula capitale sociale, che poi significa capitale umano, significa comunità, significa coesione sociale, relazioni sociali positive, cioè il contrario dell'andrangheta per esempio. Se non si accumula questo capitale sociale non ci può essere crescita, non ci può essere sviluppo, è un'illusione. Le politiche che hanno guidato gli interventi al sud erano ispirate invece a una convinzione che è sbagliata, che il problema è trasferire soldi. Bisogna trasferire soldi, ma questo è necessario ma non è sufficiente. Se non si investe sul capitale sociale, come dimostrano 73 anni di intervento straordinario, il problema non si risolve. Perciò c'è questa insistenza sul capitale sociale. Per fare queste opere bisogna andare negli archivi, nelle biblioteche, trovare la documentazione, perché sono realizzate in legno e principalmente in scala. Quindi molte di queste opere sono completamente distrutte dai terremoti e quindi per realizzarle io devo avere la documentazione. La più bella è questa della Certosa, che mi ha impegnato moltissimo, perché è meravigliosa.